Queen Street, she could be my baby. Rasha Moji, startup tutor e project manager di PolyHub. Sono Marco Noseda, sono startup tutor e project manager presso PolyHub. Domenico Pannofino, tutor e project manager di PolyHub. PolyHub ha sempre avuto un focus prevalente sulle imprese high tech, ma Milano non è solo high tech, Milano è anche una delle piazze più importanti per il design made in Italy. Al Politecnico di Milano abbiamo una delle più celebri scuole per il design riconosciute a livello internazionale e quindi anche noi abbiamo voluto puntare molto sul fattore creativo, ovvero su progetti imprenditoriali che sono basati fortemente sul fattore creativo come leva competitiva per lo sviluppo dell'impresa. Cupcake è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo che ha consentito a circa 25 giovani creativi di trascorrere un periodo presso un incubatore o un'impresa all'estero dove hanno potuto lavorare e sviluppare un progetto creativo. Abbiamo già avviato e concluso un primo ciclo con 11 partecipanti e in questo momento stiamo con alcuni di loro, stiamo lavorando per trasformare il loro progetto in impresa. I settori sono quelli del design di prodotto, service design, comunicazione. Vi faccio quindi un appello a tutti i giovani creativi, rimanete sintonizzati sui canali di PolyHub perché sicuramente ci saranno presto nuove opportunità per voi. Siamo giunti alla sesta edizione dell'S2P, devo dire che è andato molto bene, abbiamo ricevuto 64 idee e sono state coinvolte molte più persone rispetto alle edizioni precedenti. Si sono presentate delle idee con team composte da più persone. È aumentata l'affluenza femminile per questa edizione che ci fa tantissimo piacere. Infatti anche due dei team più poi alla fine selezionati dai 5 vincitori hanno dei componenti femminili. Dalle edizioni precedenti sono passati vincitori come Ginkgo, come Beast Technologies e come Factotum che si sono realizzati, ci stanno provando, si sono formati come startup. Quest'anno hanno vinto Vibrasound e Soundline che si concentrano sul mondo del suono, PlusSimple che ci semplifica la vita del benessere, H2O un progetto di ecosostenibilità e Robin Goods che è un'app per couponing. E infine Visual Book, che è un progetto di design del libro. Comunque è un'occasione per cominciare a confrontarsi con delle altre persone, con noi, comunque con persone esterne al proprio team. Questo è importante anche per ricevere feedback di come realizzare l'idea e più avanti portarla sul mercato. Quindi seguiteci sui canali PolyHub per scoprire quando e come partecipare alla prossima edizione dell'S2P. Startup Milano Lombardia è una business plan competition promossa dalle migliori università lombarde e dai migliori incubatori lombardi. Che cosa si vince? Si vince un'incubazione gratuita presso uno dei migliori incubatori e un premio in denaro. Che cosa dovete presentare? Dovete presentare un business plan di una vostra idea imprenditoriale che reputate essere vincente nei settori di ICT, Life Science e Agrofood. L'edizione del 2013 si è chiusa con una raccolta di circa 150 progetti. Quest'anno prevediamo di raccogliere lo stesso numero di progetti visto l'alto numero di competition offerte in Lombardia. Entro il 4 di settembre bisogna caricare il proprio progetto sulla piattaforma, quindi vi chiedo di andare su il sito di www.startupml.net nella sezione candidature e candidarvi e caricare il vostro progetto. Il valore aggiunto di Startup Milano Lombardia è senza ombra di dubbio la vetrina. C'è la possibilità di presentare il proprio progetto non solo in Lombardia attraverso la Startup Milano Lombardia ma anche
in Sardegna al Premio Nazionale dell'Innovazione, che raccoglie tutti i progetti delle diverse regioni. Quindi c'è la possibilità di presentare, oltre a una giuria interna composta dall'università, anche a possibili investitori.